Noi, come comunità di Rignano Flaminio, in particolare il sottoscritto, stiamo dimostrando al territorio con questo atto l'importanza che per noi rivestono le politiche sui rifiuti. Con la sottoscrizione di questo impegno che noi prendiamo ufficialmente e soprattutto con la delibera di consiglio che porteremo al prossimo consiglio comunale Udine, perché noi andremo a sancire in maniera ufficiale, diamo la concordia di un intero consiglio comunale su una politica, e quella la politica di immaginare il concetto di rifiuti in maniera diversa, quello di cominciare a ragionare sul rifiuto come una risorsa e non soltanto con un costo. Io l'avevo già accennato durante il periodo preelettorale da miei concittadini. Adesso andrò a leggere l'impegno che noi ci andiamo a prendere. Soltanto due cose. Questo non nasce soltanto per i problemi della discarica di Riano, che oramai sono noti a tutta la comunità. Io continuo a dimostrare alla mia comunità e alle altre comunità delle zone limitrofe non soltanto il mio disappunto verso questa realtà, ma l'impegno che io prendo è un impegno diverso. Non è soltanto l'impegno di dire no rispetto alla discarica, ma cerchiamo anche di andare avanti. Immaginiamo anche di assumerci le responsabilità su quello che è la logica di rifiuto. Per primi rimbocchiamoci le maniche, per primi dimostriamo ai cittadini che l'amministrazione comunale cambia mentalità e di conseguenza i cittadini devono approcciarsi a questo cambio di mentalità. Quest'atto per noi è una grossa sfida, perché rispetto alla consuetudine del Comitato Rifiuti Zero, io ringrazio per essere qui oggi, per aver accolto il nostro invito, per aver condiviso il nostro modo di approcciarci rispetto alla politica dei rifiuti. C'è una clausola che per me è un grande stimolo, perché quest'atto si accoglie con riserva. La riserva è quella di dimostrare alla cittadinanza che l'impegno che noi prendiamo per quanto riguarda la politica dei rifiuti, in particolare la raccolta differenziata e informatizzata che a breve andremo a realizzare sul nostro territorio, è una realtà di un progetto pilota. Non stiamo scommettendo come amministrazione comunale su quell'immagine, su quella prospettiva, su quel futuro della logica dei rifiuti, e al nostro fianco c'è anche questa forma di scommessa da parte del Comitato Rifiuti Zero di Riano. Quindi io li ringrazio per questo, perché hanno dimostrato lungimiranza, hanno dimostrato che al di là dei percorsi quello che è fondamentale è la finalità. La finalità è quello di far capire ai nostri concittadini, primo, il rifiuto non è soltanto un costo, ma per voi dovrà diventare un bene, dovrà diventare una risorsa. Secondo, se si differenzia, viviamo in un paese diverso, pulito, in cui ogni cittadino capirà che quello che è fondamentale non è soltanto l'oggi, ma è domani. Noi prima abbiamo riunito i ragazzi di Legnano che si sono messi in evidenza per quanto riguarda lo studio. Con la differenziata noi intraprendiamo un percorso finalizzato anche a quelle generazioni, perché se oggi facciamo un investimento culturale su quello che è la logica del rifiuto, stiamo facendo un investimento non soltanto su quello che è il rifiuto domani mattina o la pulizia o il decoro urbano del paese domani mattina, ma stiamo facendo un investimento sulle future generazioni che verranno dopo di noi. Perché se noi siamo nelle condizioni di lasciare un paese pulito, con delle regole, con un approccio diverso, sicuramente chi ne potrà beneficiare saranno proprio loro. Allora, con questo atto di impegno noi andiamo a sottoscrivere una serie di impegni che sono significativi, che sono veramente uno stimolo per l'amministrazione comunale di Rignano Flaminio, perché noi stiamo sottoscrivendo un atto in cui, primo, come vi ho già detto, noi cambiamo mentalità, e se la cambiamo noi la cambiate anche voi, miei cari concittadini. Secondo, noi diciamo che per quanto riguarda la nettezza urbana ci dovrà essere un'applicazione diversa da quella che è stata oggi. Si passerà dalla TAR su quella logica della nettezza urbana soltanto sugli immobili alla TAR, perché si contestualizzerà a quello che è l'individuo e non soltanto a quello che è l'immobile fisico. Poi ci sarà una serie di fattori premianti che noi intendiamo portare avanti. E poi c'è un impegno che è un impegno molto sostanziale, e che è un impegno che il Comitato Rifiuti Zero porta avanti oramai da anni, perché vedete, in questo periodo, da quando c'è il problema della discarica di Riano, stanno sorgendo comitati.
la fortuna mia e la garanzia vostra è quella che stiamo facendo un percorso con una realtà che è nata prima, che ha una storia dietro, che ha un comitato scientifico serio e credibile alle spalle e che soprattutto è in grado di mostrarci che non è che stanno certificando alla cieca quello che è il nostro impegno. Loro ci stanno stimolando maggiormente dicendo: noi accogliamo questo impegno con la riserva che voi siete un progetto nuovo e questo progetto nuovo voi dovrete sperimentarlo e se andrà bene la vostra garanzia sarà anche la nostra garanzia di credibilità. Allora io vi ringrazio perché in questo momento è facile dire no ai rifiuti. Io l'ho sentito dire anche dai miei concittadini, l'ho sentito dire anche da altri amministratori locali, però io in conferenza di sindaci l'ho detto chiaramente che un'amministrazione seria deve essere un'amministrazione lungimirante, che non vuol dire soltanto no alla discarica, ma si deve impegnare a prendere impegni formali per dimostrare alla cittadinanza che il no deve essere funzionale a un percorso diverso, perché altrimenti stiamo soltanto facendo la politica dei rinvii, la politica in cui un sindaco, un amministratore locale dice va bene tutto tranne che all'interno del mio giardino. Questo non è pensabile, perché continuo a dire la politica dei rifiuti non è una politica che si ferma oggi, ma è una politica che si riferisce alle future generazioni, alle generazioni che verranno dopo di noi. Gli investimenti che noi faremo con l'amministrazione comunale sotto questo aspetto sono degli investimenti che nell'immediato non produrranno dei risultati immediati. Ci dovrà essere un rapporto quotidiano e costante tra di noi, una campagna informativa. Io ho già donato la mia disponibilità di cominciare per primo a portarla all'interno delle scuole, a portarla all'interno del centro sociale anziani, per far capire alla realtà di Milano, la mia, miei concittadini, che noi stiamo investendo su di loro. Perché questa è una scommessa forte che stiamo facendo. La parte nostra era più semplice seguire il percorso che oggi, in questo momento, portano avanti la gran parte dei comuni della Regione Lazio, di una raccolta differenziata porta a porta. Noi abbiamo fatto una scommessa diversa. La raccolta differenziata per noi è vitale, ma investiamo talmente tanto sui nostri concittadini che portiamo avanti un progetto pilota, il primo nella Regione Lazio, che è quello di un progetto in cui la raccolta si fa informatizzata. Dopo andrò a spiegare, quando andrò ad analizzare i 6 mesi del governo di Lignano Flaminio, nel dettaglio, anche con delle immagini e alcuni aspetti. Però io credo che oggi noi sanciamo un punto di non ritorno per la nostra comunità. Il punto di non ritorno è quello in cui noi scommettiamo sui nostri concittadini, come voi avete scommesso su di noi quando era il momento delle elezioni, scommettiamo su questo cambio di mentalità, scommettiamo su quelle che sono le nostre generazioni e scommettiamo su quelli che dovranno venire dopo di noi. Quindi insieme facciamo questo percorso, insieme facciamo capire anche a coloro che hanno delle ritrosie, che immaginano che la raccolta differenziata non sia un valore aggiunto, che sia più semplice portare avanti la logica della discarica. Io dico no alla discarica per un semplice motivo, perché la discarica non è la soluzione dei problemi. Io ho sempre detto alla mia comunità che sarò un sindaco che si assume tutte le responsabilità. La prima responsabilità che io mi assumo è quella di dire che la discarica è la soluzione più semplice per non risolvere il problema, perché il rifiuto si mette sotto terra, sotto al tappetino, ma il rifiuto comunque c'è. Noi dobbiamo essere nelle condizioni di far capire ai cittadini che il rifiuto, quando si produce, deve diventare un bene e non è soltanto un costo, che il rifiuto può essere riciclato, con il rifiuto si possono fare addirittura dei soldi. Ecco perché noi andremo a creare la struttura incentivante per i cittadini e faremo capire, da un punto di vista anche della produzione del compost, che conviene investire sul compost. Quello che facevano tanti anni fa i nostri cavi, perché non può essere rifatto oggi a Legnano, anche se siamo al 2011? Allora, insieme facciamo questa scommessa, insieme dimostriamo che la nostra comunità è una comunità matura per capire che è più importante il futuro dell'immediato, per capire che è più importante la programmazione di quello che è stato fatto, ma soprattutto per capire che i giovani hanno una prospettiva diversa se tutti insieme ci rinfocchiamo le maniche. Io vi leggo il documento e poi parlerà Valeria Allegro, che è il presidente del comitato Rifiuti Zero. Io la presento in due parole: stanno facendo un impegno concreto, serio, che sta portando avanti a riscuotere un po' le coscienze, perché le nostre comunità erano un po' delle comunità sopite dal punto di vista dei rifiuti. Erano delle comunità che hanno avuto il piccolo nel momento in cui si è parlato della discarica di Riano, ma tutti la danno per scontata. Invece io come sindaco mi impegno ad andare oltre, a già ragionare su quello che sarà il domani. Da parte mia, e lo andremo a fare in giunta nella prossima settimana e poi in consiglio comunale, ci sarà una dimostrazione chiara di vicinanza a quello che è il comune di Riano, a patto
che si ragioni in quella che è una prospettiva seria, in cui ognuno si assume le responsabilità, perché dire no semplicemente è la cosa più semplice, ma che non aiuta nessuno, se non quello di dire che qui ci sono degli amministratori che non rappresentano lo Stato. Io mi sento un rappresentante dello Stato e commentare, dico no e do le risoluzioni al tema. Quindi di Lignano Flaminio, Fabio Di Lorenzi, visto il decreto legislativo numero 152 del 3 aprile del 2006, parte 4, norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti ed in particolare l'articolo 179 che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano proseguire via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti. L'articolo 180 che al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti dispone che le iniziative di cui l'articolo 179 riguardino in particolare la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l'uso dei sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impianto e lo specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto. B. La previsione di clausole di gara di appalto che valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti. C. La promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa, anche sperimentali, finalizzati con effetti migliorativi alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti. L'articolo 198 che attribuisce ai comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. L'articolo 205 che prevede in particolare il raggiungimento per l'anno 2011 di almeno il 65% di raccolta, 2012 di raccolta differenziata, attesa la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica e l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli obiettivi fissati al citato decreto legislativo 152 del 2006. Considerato che a livello internazionale molte città hanno assunto il percorso verso i rifiuti zero attraverso atti deliberativi e concreti strumenti operativi volti da un lato a scoraggiare l'incremento dei rifiuti e lo smaltimento in discarica e dall'altro a favorire mediante apposite iniziative l'estensione della raccolta differenziata da parte degli utilizzatori finali del bene, nonché a coinvolgere fattivamente il mondo produttivo nell'adozione di sistemi di produzione sempre più puliti e in grado di incorporare i costi ambientali dei merci prodotti. Un'attenta politica di gestione dei rifiuti che punti al riuso e al massimo recupero di beni e materiali si pone in linea anche con gli obiettivi di diminuzione di gas serra, resa sempre necessaria e stringente da accordi internazionali che obbligano i governi a tagliare le emissioni di CO2 legate anche alla produzione dei beni di consumo a partire dagli imballaggi. Richiamato in particolare il fatto che le città coinvolte in questo percorso sono ormai decine in varie parti del mondo, quali la California, San Francisco, Oakland, Santa Cruz, Berkeley, l'Australia, Canberra, le regioni del sud occidentale del paese, la Nuova Zelanda, il Canada, la Nuova Scozia, la Columbia Britannica, la città di Buenos Aires, alcune città del Regno Unito, visto l'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, si impegna solennemente ad intraprendere il percorso verso il traguardo di rifiuti zero entro il 2024, dandosi il traguardo del raggiungimento del livello minimo del 65% di raccolta differenziata per il 2012 e per il 75% entro il 2015. Per il raggiungimento di tali obiettivi si impegna a presentare con urgenza un'apposita delibera al Consiglio Comunale che dia mandato alla Giunta Comunale di estendere a tutte le principali e più popolose frazioni del territorio comunale, ma da una modalità di raccolta differenziata attraverso conferimento individuale e cassonetto stradale accessibile ai singoli utenti con codice a barra, ad istituire entro il 2015 un sistema tariffario basato sulle effettive quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, a realizzare entro il 2015 un centro comunale per la riparazione e il riuso dove beni durevoli e imballaggi possono essere rimessi nel ciclo di riutilizzo, ricorrendo eventualmente anche ad apporti di cooperative sociali al mondo del volontariato, ad offrire all'amministrazione provinciale tutta la propria collaborazione per la realizzazione di quadri impiantistica per il recupero della frazione organica raccolta, a dare mandato alla giunta comunale affinché intraprenda tutti gli sforzi per minimizzare i flussi di rifiuti favorendo anche in ambito di programmazione provinciale, bacino di riferimento, la realizzazione di impianti a freddo di selezione e riciclo degli imballaggi,
e delle frazioni esigue, così di distruzione del recupero della frazione residua non differenziabile, in grado di recuperare ancora materiali contenuti nei residui, di acquisire informazioni su oggetti e beni riciclabili o compostabili, da utilizzare nel confronto col mondo produttivo al fine di suggerire la sostituzione di tali oggetti con altri ecocompatibili, a dare mandato alla Giunta Comunale di adoperarsi nei confronti degli enti competenti affinché i rifiuti residui prodotti sul territorio comunale non vengano avviati all'incenerimento, la cui logica contrasta con l'obiettivo di rifiuti zero, o avviati tali quali alla discarica. Distribuire l'osservatorio comunale verso i rifiuti zero che abbia il compito di monitorare il percorso verso i rifiuti zero, indicando criticità e soluzioni per rendere il suddetto percorso verificabile, partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi anche alla luce dell'evolversi del quadro nazionale e internazionale. Ad inserire in qualità di componenti tali osservatori rappresentanti della Giunta, del Consiglio Comunale, funzionari tecnici o amministrativi di supporto, riservando una quota paritaria ai rappresentanti esperti nominati da comitati, associazioni e movimenti dei cittadini che si battono sul tema specifico, di dare atto che i componenti del suddetto osservatorio che dovranno riunirsi a due volte non perceveranno alcun compenso. Questo è un aspetto che io voglio dimostrare chiaramente ai miei concittadini. Come vedete, noi stiamo sottoscrivendo un impegno chiaro, un impegno serio, un impegno che produrrà un cambiamento all'interno della nostra comunità. Noi ci stiamo impegnando a fare questi 10 punti, che non sono 10 punti semplici, che sono 10 punti che dimostreranno veramente il cambio di questo paese, che questa amministrazione intende dare. Io sto facendo questa scommessa perché io sono fiducioso su quello che è la mia comunità, su quella che è la mentalità della mia comunità, e soprattutto sono fiducioso che i miei concittadini capiscano che è più importante il domani rispetto all'immediato. Quindi passo la parola a Valeria per presentare l'associazione e ringraziarla, e dichiaro e soprattutto ringrazio voi, perché oggi noi stiamo sancendo un cambiamento del paese. Cambiamolo insieme, perché forse potremo dimostrare a chi non crede che Rignano possa cambiare, che effettivamente a Rignano ci sono le capacità, le competenze, le conoscenze, le professionalità per cambiare questo paese. Grazie. Ringrazio, sono Valeria Allegro, sono presidente del Comitato di Rifiuti Zero di Rignano. Da tempo noi ci battiamo nel territorio. Personalmente io sono abito a Rignano. Probabilmente potrei abitare a 600 metri in linea d'aria dalla discarica, quindi diciamo che il percorso che avevo cominciato con l'associazione Non bruciamoci il futuro, con Massimo Piras, che è il firmatario di una legge 241, una proposta di iniziativa popolare che è stata presentata in regione, è cominciato prima, insomma, diciamo, il mio percorso era precedente, non immaginavo che qua ci saremmo trovati in questa situazione a Rignano. Dunque, io ringrazio innanzitutto il sindaco di Lorenzi, perché devo dire che soprattutto durante il periodo estivo, quindi prima che scoppiasse il cosiddetto bubone, cioè bubone Malagrotta, trasferimento Malagrotta a Rignano, in pochi, veramente in pochi amministratori locali, noi non ci conoscevamo, avevamo questo piacere, era una certezza assoluta. E devo dire che è stato molto disponibile ai nostri confronti, anche grazie all'incontro fortuito assolutamente con uno dei vostri consiglieri, che è Stefano Bucci, che è qui alla destra, a mia destra. E devo dire che noi ci siamo incontrati, noi facevamo banchetti informativi, siamo andati in giro, banchetti informativi dove parlavamo della situazione che si poteva scatenare, perché come tutti sapete dal 2009 c'era un progetto di valutazione di impatto ambientale sul sito di Quadro Alto e prima di Piante di Giorno, presentato dalla Colari, ossia da Mario Cerroni, che è il patron di Malagrotta. Quindi non è stato facile essere ascoltati dagli amministratori locali, anche perché noi non siamo, io non faccio di professione politico, ma tutt'altro, e sono un cittadino come gli altri che per anni ha agito individualmente con un'associazione alla quale ancora appartengo, e poi successivamente abbiamo sentito la necessità di costituire questo comitato e di fare informazione. Così abbiamo fatto, siamo partiti in due, siamo andati alle proteste che c'erano a Fiumicino, perché da Fiumicino è nato tutto, perché nel momento in cui furono indicati i siti della discarica definitiva cosiddetta di Pizzo del Frete,
Anche lì il comitato di rifiuti zero Fiumicino, quello del comitato di rifiuti zero di Bracciano e altri comitati di rifiuti zero si sono organizzati. Noi ci siamo, abbiamo sempre sostenuto la loro battaglia e continuiamo a sostenerla. Il percorso che stiamo facendo è molto difficile, perché è anche popolare per la verità, perché è molto facile parlare, dire di no, come diceva giustamente Fabio, alla discarica e propinare delle soluzioni che sono assolutamente incompatibili, sono eco incompatibili e sono inaccettabili in generale, ossia l'incenerimento. Dovete sapere che nella nostra regione la differenziata è a un livello, la raccolta differenziata è a un livello veramente orrendo, cioè il 15% si arriva a uno scarso attualmente 19%. Quindi questo comporterà, questo ha comportato l'ottavo polo di Roma, ossia una raccolta che è fuori legge assolutamente, in quanto infatti siamo sotto infrazione della Comunità Europea. Quindi quello che noi chiediamo, che Malagrotta viene conferito il rifiuto così com'è, cioè il rifiuto da quale, la classica busta della spazzatura dove noi mettiamo tutto dentro. E quello stesso rifiuto viene bruciato negli inceneritori. Gli impianti, prima di essere bruciati, bisognerebbe trattare il rifiuto negli impianti di TMB, cioè di trattamento meccanico biologico, che nel Lazio sono soltanto 4, 3 funzionano a malapena, 1 funziona così così. Quindi questa è la nostra situazione, questo ha determinato praticamente che a Malagrotta la più grande discarica d'Europa si conferisse esclusivamente il tal quale, con danni alla popolazione inimmaginabili. Dunque noi ci battiamo per questo, non soltanto perché non si trasferisca la discarica a Riano, cioè la grotta bis a Riano, perché chiaramente non si tratterà di una discarica provvisoria, proprio il sito è enorme, noi ci viviamo dentro questo sito, sono 94 ettari e non solo, non ci sono gli impianti, non c'è il tempo per costruire gli impianti, dunque anche a Riano, così come a Corcolle, si butterebbe il tal quale. Quindi percolato, quindi inquinamento delle falde idriche, tenete presente che siamo in una zona di esondazione del Tevere. Quello che noi chiediamo, oltre questo, c'è il centro abitato che non è ad una distanza corretta, cioè molte case sono ad una distanza minima che arriva a almeno 700 metri, quindi immaginate la situazione. Al di là di questo, noi continueremo a batterci, siamo appunto un'associazione di cittadini che è legata alla rete nazionale Rifiuti Zero e a Zero Waste Lazio, che è nata il 4 ottobre a Roma, con primo firmatario il professore Paul Cornet, che è l'ideatore della strategia Rifiuti Zero, che dovete sapere che questa strategia è già applicata anche in Italia, in 58 comuni. Il primo esempio è Capannori. Capannori è un comune in provincia di Lucca di 40.000 abitanti, a una distanza abbastanza vicina alla famosa discarica modello di Peccioli, quella che la signora Polterini chiama discarica modello, dove anche lì viene riversato il tattuale. Quindi non viene assolutamente separato nulla. Le materie, il secco non viene separato dall'umido, tutto viene bruciato insieme. Questa è la nostra politica dei rifiuti in Italia. Quindi quello che chiediamo noi è l'applicazione della legge. Poi, perché la legge esiste, cioè noi ci onoriamo di appartenere alla Comunità Europea, quindi dovremmo anche mettere in pratica le normative che la Comunità Europea ci impone. E questo non viene fatto totalmente. Adesso c'è questa nomina del commissario speciale. Quindi questo stato di emergenza, che a nostro avviso non esiste, è uno stato di emergenza fittizio ed è facile, perché così è facile dichiarare di trovarsi in uno stato di emergenza, perché in realtà noi in questo stato di emergenza ci siamo da 10 anni, perché non c'è un piano di rifiuti, cioè il piano di rifiuti della Regione Lazio ha 10 anni. E se lo leggete è divertente vedere come vengono eluse completamente le norme, perché ogni anno c'è appunto la regione prevede il riuso, il riciclo, la riduzione dei rifiuti e poi il resto dovrebbe andare in discarica. Questo non accade mai, accade esattamente il contrario, viene messo tutto insieme e abbiamo Malagrotta e Affini. Dico brevemente quelli che sono i passi verso Rifiuti Zero, per non tediarvi troppo, perché mi rendo conto che non è proprio una materia divertente, soprattutto
tutto in questo momento e mi metto gli occhiali. Mi metto gli occhiali perché sono una talpa esagerata. E quindi, allora, diciamo innanzitutto che nel Lazio, quindi non soltanto la scommessa col sindaco di Lorenzo è una scommessa grande, perché noi partiamo dal presupposto della raccolta differenziata porta a porta. Dopo lunghissime contrattazioni e anche litigi, litigi era una parola grande, comunque contrattazioni accese, cioè discussioni accese, scommettiamo anche noi sul suo percorso, con riserva, così come ha detto molto correttamente lui prima, però ci vogliamo credere, perché devo dire che in questa zona sarebbe il primo sindaco pubblicamente a firmare questo atto di impegno. Per me è una cosa molto importante e sono sicura che sarà da stimolo per gli altri comuni, soprattutto per quello al quale appartengo, che dovrebbe dimostrare per primo di andare verso un percorso virtuoso del ciclo dei rifiuti. Allora, 10 passi verso i rifiuti zero sono sostanzialmente questi: separare alla fonte, quindi organizzare la raccolta differenziata. Poi fare una raccolta porta a porta, perché spesso in una strada di differenziato vediamo il cassonetto per strada, quello che farà di Lorenzo è un'altra cosa, è un cassonetto informatizzato con codice a barra, con un trasponder, quindi è una cosa molto seria che permette di valutare effettivamente chi il consumo del... Poi il compostaggio, un altro passo verso, infatti anche il sindaco di Lorenzi fornirà la popolazione di compostiere domestiche, perché in realtà il problema del rifiuto non è la materia, la plastica, il vetro, la carta, quindi sono facili da riciclare e da mandare in circolo. L'importante è l'umido, che crea il percolato e che crea tutti i problemi. Quindi ci sarà l'altra parte, il compostaggio, poi il riciclaggio, cioè la realizzazione delle piattaforme impiantistiche. Poi un altro passo fondamentale verso i rifiuti zero è la riduzione dei rifiuti, cioè la diffusione attraverso come? Con la diffusione del compostaggio domestico, con la sostituzione delle bottiglie e delle stoviglie in plastica, così come stanno facendo anche a Napoli in questo momento, perché dimenticavo di dire che Napoli il 4 ottobre, quando è andata a Zero Waste Lazio, ha firmato l'adesione verso rifiuti zero, nonostante la situazione sempre con il professore dalla presenza e il professore sul corpo. Poi gli ultimi punti sono il riuso e la riparazione, come c'è scritto nell'atto, appunto la realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione di edifici, eccetera. Una tariffazione puntuale, un recupero dei rifiuti e un centro di ricerca e di progettazione. E poi in questa maniera, lentamente, più o meno lentamente, quindi diciamo impopolarmente, però nel lungo periodo, dico perché mi piace dirlo, perché è così, ci sono dei tempi anche per aiutare i cittadini a fare questo, però una volta imparato, dice una persona che praticamente all'inizio era un lavoro fare la differenziata, una volta imparato veramente si va alla strategia di rifiuti zero, c'è riuscita Capaci, c'è riuscita San Francisco che ha 6 milioni di abitanti, quindi ci può riuscire anche Roma, e non soltanto questo, c'è riuscita anche la mia città che è Salerno, che ha 70.000 abitanti e fa il 74% di differenziata porta a porta. Poi volevo comunque ringraziare nuovamente Fabio, perché abbiamo pensato, sempre nelle nostre lunghissime conversazioni, di organizzare anche dei convegni, un convegno a Legnano, al quale insomma, stiamo decidendo la data per l'impegno di alcune persone, però proprio per spiegare in maniera tecnica e anche forse migliore, cioè con uno spazio di tempo più diverso, la strategia di rifiuti zero, e avevamo pensato anche di invitare uno scrittore che ha scritto un libro su Malagrotta molto interessante e molto illuminante, e quindi di questo poi ovviamente daremo un ringrazio a Lorenzi per questa disponibilità e niente, ringrazio voi, ripeto, noi il 3 dicembre
il 3 dicembre faremo, perché al di là di proporre, di avere delle proposte concrete, bisogna anche in questa situazione attuale fare manifestare il nostro dissenso, no? Chiedere l'applicazione delle norme. Quindi come cittadini noi facciamo pressione sulle amministrazioni locali, però siamo usciti già fuori dalla nostra, dal nostro territorio, cioè da questa valle. Infatti il 5 novembre scorso abbiamo fatto una grande manifestazione regionale del rifiuti zero nazionale insieme alla rete Zero Waste Lazio, alla quale noi apparteniamo, e è andata molto bene. Il 3 dicembre prossimo ci sarà una manifestazione nazionale a Roma, alla Piazza Santissimi Apostoli, praticamente di fronte alla provincia, e sarà presente anche il professor Colconnet. Quindi io invito tutte le persone a partecipare, anche perché se dovesse sorgere una malagrotta bis a Rignano avrebbe le stesse conseguenze, subirebbe le stesse conseguenze di Rignano. Non, i 15 chilometri che ci separano, che vi separano, non cambierebbero la sostanza. Quindi vi invito proprio a unirvi in questa lotta, così come ha fatto il sindaco, mostrando comunque un grande coraggio, perché per me è molto coraggioso ed è una sfida quella che abbiamo messo in piedi. Quindi vi ringrazio, scusate se sto soltanto. Firmo, eh?